Calcio senza respiro in questo periodo e cominciamo subito con una magnifica serata di Champions League, quella di domani che vedrà in campo il Napoli nella cruciale partita contro il Manchester City di Mancini. E poi dall'altra parte naturalmente c'è il Trabzon-Inter con i nerazzurri che devono conquistare l'accesso matematico alla seconda fase della Champions. Come vedi, Xavier Iacobelli, queste due partite? Ma intanto, Beppe, io penso che per evidenti motivi la super sfida sia quella del San Paolo fra il Napoli e il Manchester City. Se il Napoli batte la formazione di Mancini fa un passo forse decisivo per la qualificazione. È un autentico spareggio per i partenopei. Hanno denotato segnali di miglioramento rispetto alle altre partite che avevano giocato in questo campionato prima di un impegno in Champions League. Sabato sera contro la Lazio, anche se il Napoli non ha vinto. Ci vorrà però il miglior Napoli dell'anno, perché dall'altra parte c'è uno squadrone formidabile che sta dominando la Premier League inglese. Basti pensare che la squadra di Mancini viaggia con una media di 3,5 gol segnati a partita, e ha una difesa fortissima e ha un grande Mario Balotelli che ha spedito in panchina Dzeko e che è in condizioni di forma strepitosa. Quindi per battere questo City ci vorrà il miglior Napoli di sempre. Staremo a vedere. Io conto molto anche sul fattore campo, il San Paolo sarà stracolmo, è ribollente l'entusiasmo, ma poi in campo Mazzarri dovrà ritrovare il miglior Cavani. Secondo me in questo momento è l'uruguaiano e sono i suoi gol che mancano soprattutto ai partenopei. Ecco Xavier, l'Inter di Champions invece è stata spesso molto più convincente di quella di campionato, dunque c'è da aspettarsi che sia l'Europa la strada principale dei nerazzurri? Sì, perché tra l'altro avendo inanellato 3 vittorie consecutive proprio dopo lo shock iniziale della sconfitta interna partita contro il Trabzonspor, c'era ancora Gasperini in panchina, Ranieri ha risistemato le cose e a mio avviso la vittoria ottenuta sul Cagliari è stata importante perché ha dimostrato come Coutinho, come Alvarez, come lo stesso Obi subentrato nella ripresa, insomma come la linea verde dell'Inter in questo momento di crisi in campionato possa risultare vincente. Peraltro la brutta notizia è che Sneijder praticamente tornerà a gennaio e quindi questo significa che sia Coutinho sia Alvarez avranno di nuovo spazio su un campo che presumibilmente sarà particolarmente caldo, ma dal punto di vista tecnico è evidente la superiorità dell'Inter. Quindi siccome credo che questa squadra abbia lavorato molto bene durante la sosta, tant'è vero che l'abbiamo vista sabato sera in condizioni atletiche brillanti, io penso che possa compiere questo passo decisivo, perché in caso di vittoria la qualificazione sarebbe aritmetica agli ottavi di finale della Champions. Molto bene, e apprestiamoci a questo turno di Champions. Grazie Xavier Iacobelli. Grazie a te Beppe e ai nostri amici. Ai prossimi appuntamenti con lo sport.